Oggi pasta e fagioli, ricetta numero 119 dal libro La cucina napoletana di Gian Carola Francesconi. Vediamo gli ingredienti. 350 g di fagioli borlotti. Questi fagioli sono stati cotti dopo averli ammollati per tutta la notte per un'ora e mezza. Ho messo dentro, nel far bollire i fagioli, un po' di sedano, un po' di cipolla e poi una foglia di alloro, che ovviamente poi ho tolto. Olio d'oliva extravergine, secondo la ricetta, al minimo 100 ml di olio d'oliva extravergine per 400 g di pasta. 400 g di pasta mista, ovviamente per 4-6 persone. Io invece ne userò soltanto un 100 g di pasta mista. 2 spicchi d'aglio e 2 rondelle di peperoncino. 3 bei pelati e poi un cucchiaio da tè di triplo concentrato di pomodoro, del sedano, un po' di sedano e del prezzemolo, dell'origano, pepe nero opzionale, ovviamente dipenderà da quanto peperoncino mettete. Siccome io ho messo del peperoncino semi piccante, un po' di pepe nero lo metterò alla fine. Ed ecco gli ingredienti della ricetta, così come sono riportati nel libro La cucina napoletana. Tutto inizia in una bella casseruola d'acciaio e qui un fondo generoso di olio d'oliva extravergine. Bellissimo. Eccolo qua. Quando l'olio è bello caldo, aglio e peperoncino. L'aglio deve appena imbiondire. Appena l'aglio ha fatto il suo, lo togliete. Ora togliete la pentola dal fuoco e calate i vostri pomodori. Questa operazione la farete per non schizzarvi tutto. Ecco qua, vedete, tanto l'olio è ancora caldo. Schiacciate i vostri pelati, aggiungete quindi sedano e prezzemolo tritati e anche il triplo concentrato. Rimettiamo la nostra casseruola sul fuoco, sulla fiamma, schiacciamo sempre il nostro pelato e lasciamogli prendere il bollore. Appena ripiglia calore e comincia a cantare, si dice ciac ciac ciac, il vostro origano, ma proprio una presina, prezzemolo e origano insieme danno una forza notevole. Ora lasciamo andare questa salsina di base per 4-5 minuti. Un ottimo indicatore, vedete, questo olietto che si forma in questa parte qua della pentola.
che tende un po' a separarsi, significa che già la salsina è praticamente pronta. Io l'ho già assaggiata con un po' di pane, vi assicuro che è buonissima. Qua dentro ci va anche un grande spaghetto, volendo, facendolo tirare chiaramente un po' di più. Ma io, senza indugio, a questo punto, i fagioli. Siccome qualche fagiolo si è già frantumato, non occorre che io stia a passarli, però ripeto, una buona regola è metà dei fagioli li passate e metà li lasciate così. Ma vi assicuro che dopo, quando calate la pasta e mantecato, diventa perfetta. Che ora è? Sta suonando mia suorna. E ora la spartizione, la zuppetta per Rosa. Ecco qua. Tanto bello, eh? Sono quattro proprio cuppinate. E qua dentro ci calo la pasta. Per una buona pasta e fagioli, ora occorre dosare la quantità di acqua. La prima strategia è quella di aggiungere subito un pochettino di acqua all'interno, e poi tenersi quell'altra quantità di acqua giusto a dosare, perché in realtà quello che noi facciamo sarà una risottatura della pasta. Ora, quello che è importante è la cremosità finale. C'è chi la vuole più brodosa, un po' più brodosa, chi la vuole proprio fissa, ghiommata. Ogni tanto assaggiate, siamo quasi in dirittura d'arrivo. Assaggiamo. Come cottura ci siamo quasi, la pasta ammascata. Lasciate riposare un po' la vostra pasta e fagioli, e poi servite un bel cuppiniello e anche un altro, tanto per gradire. Beh, diciamo che è volutamente buono, ha già assaggiato, che me ne permetto anche un terzo cuppiniello. Bella azzeccosa, come piace a me. Non vi dimenticate di mettere, io ci metto sempre un po' di peperoncino e una frunnolella di rosmarino, e poi con dell'olio d'oliva cilentano meraviglioso, un po' di olio sopra. E siccome sono pezzi, un giro di pepe. E ora tutti a tavola e buon appetito! Parlando della pasta e fagioli, c'è da raccontare un aneddoto. Pare che siamo attorno al 1800, molti nobili in genere avevano i loro monzù che preparavano piatti aristocratici, la pasta e fagioli non la facevano mai. Questi si vestivano con panni di povera gente, andavano proprio dentro le bettole, lì dall'osteria, e si andavano a mangiare la pasta e fagioli. E poi dopo redarguivano chiaramente i loro monzulli. Dice: "Ma Madonna, la pasta e fasulo, quando me la fai?" Pasta e fasulo non è un piatto aristocratico, è un piatto popolare, vai giù. E questo è uno dei tanti aneddoti sulla pasta e fagioli napoletana.
Sentiamo il sapore. Come dico, è una certezza. Sono come le patate fritte, vengono sempre bene. Gusto morbido, rotondo. Meraviglioso. Qualcuno dirà, però il battutino di lardo io lo metto dentro. Lo so, quello l'ho detto, ogni famiglia poi la pasta e fagioli la fa a modo suo, ma viene sempre buono. E con questo voglio fare un grande saluto a Stefano, che cucina le ricette con il telefonino. Vede la videosequenza, la videocetta, e fa tale e quale. E che è contenta così. Ciao Stefano!